c'era una tabellina con appunto i risultati dei vari Kickstarter italiani, mi sembra 29.000 euro fosse il massimo raggiunto da un gioco di ruolo originale, e noi siamo andati verso i 159.000. Arriviamo a Quality Games. Parlaci un po' un attimo della genesi di Quality Games e di come siete arrivati all'ex Arcana, perché uno dei grandi problemi che io sottolineo è che spesso la comunicazione italiana, cioè chi fa comunicazione in Italia, tralascia, non so quanto intenzionalmente, voglio pensare di no, però le realtà italiane, cioè siamo molto esterofili da questo punto di vista, quindi Quality Games è una realtà, l'ex Arcana, confermo da distributore neutrale nei vostri confronti perché non abbiamo partnership diretta, è andato molto bene, ne abbiamo venduti diverse copie del manuale base, è un prodotto che è richiesto, interessante, originale, perché comunque è un gioco che mescola tante idee, tanto substrato, però parlaci Quality Games, come è nata, chi sono le persone dietro Quality Games? Intanto è un ritorno, c'era una Quality Game scritto tutto attaccato e senza la S a metà anni 90 che faceva giochi da tavolo, ha pubblicato il primo gioco vincitore della prima edizione del premio Archimede, cioè premio per inediti che si fa tuttora, ha fatto i giochi del 2000 che erano librettini tascabili di giochi di ruolo e altro che servivano appunto a divulgare l'hobby. E ha lanciato gente come, non so, per esempio Luigi Ferrini, che adesso è un autore pubblicato in Italia e all'estero con vari editori. Poi ha avuto appunto le persone, era fondata da Giovanni Caroni insieme a me, ci siamo messi a fare altro nella vita, e nel 2018 è venuta invece l'idea di ritirarla fuori, con mio spavento, non per fare un nuovo gioco da tavolo o altro, ma un vecchio gioco di ruolo, per cui dico già partiamo non col gioco da tavolo, ma col gioco di ruolo, che è una cosa piccola. Bene, ma non benissimo. Esatto, poi partiamo con una cosa vecchia, però vecchia in realtà un mito, perché l'ex Arcana era il gioco di maggior successo che ci fosse stato negli anni 90, l'aveva fatto la Dal Negro, ha quest'idea dell'impero romano che non cade perché la magia esiste davvero, i mostri creduti veri all'epoca esistono davvero, e questa corte arcana indaga i misteri e si rafforza delle conoscenze magiche delle sue indagini, e quindi lo porta, come dire, queste conoscenze a favore dell'impero che quindi non cade ma resiste. Un po', fra l'altro, Maggio e Nepitello, due degli autori insieme a Colovini e De Toffoli, erano stati playtester del nostro Cavalieri del Tempio, che un po' aveva lo stesso atteggiamento di magia medievale, mostri medievali, quello che era creduto vero nel Medioevo era vero nei Cavalieri del Tempio. C'era un po' di continuità di questa scuola italiana del giocare con la nostra storia prendendola per vera. E l'ex Arcana aveva avuto grande successo, 3 espansioni e tutto, poi schiacciata anche un po' all'arrivo, come si diceva, di questo Magic che ha intasato tutti i canali distributivi, l'energia dei distributori, dei negozianti, degli editori, e va bene. Ritirato fuori, appunto, ho fatto un Kickstarter. All'epoca siamo stati al primo convegno nel 2018 degli autori di giochi di ruolo italiani, subito dopo il Kickstarter, a Lucca Games, e c'era una tabellina con appunto i risultati dei vari Kickstarter italiani, mi sembra 29.000 euro fosse il massimo raggiunto da un gioco di ruolo originale, 50.000 invece da una versione nordica, diciamo, del D&D, perché quindi con i meccanismi del D&D quinta edizione aveva una marcia in più, e noi siamo andati verso i 159.000 se non sbaglio, quindi una cosa enorme. Purtroppo questo ha portato, per fortuna per i backer, ha portato a molti stretch goal aggiunte, eccetera, eccetera, e per disgrazia nostra ha reso molto più complesso e lungo il lavoro, tanto che poi ha tardato fino a cascare nella pandemia, però alla fine i risultati sono arrivati, direi che c'è stata grande soddisfazione da chi ha ricevuto il gioco, appunto, i materiali mi sembrano ben fatti, il libro curato e tutto. E come dicevo, abbiamo venduto diritti in vari paesi e ora usciamo con 2 espansioni, un Kickstarter, la data non è ancora stata annunciata ma salterà fuori a breve, c'è un'espansione del tutto originale, Dace e Tracia, fatta da Mauro Longo, che è uno
dei nostri pilastri, già fatto insieme a un altro autore, Egyptus, che è il primo modulo geografico che abbiamo fatto, e poi io e Francesca Carello abbiamo fatto questo Italia, che era già uscito nel 98, era forse il modulo un po' più massiccio della prima edizione, l'abbiamo ulteriormente espanso e quasi triplicato, anche andando a cercare nei miti preromani dell'Italia, e insomma sono questi moduli che hanno sia la descrizione della provincia, che le nuove regole, nuovi mostri, nuovi oggetti e tutto, sia avventure ambientate, e portano avanti questo discorso. Francesca, fra l'altro, archeologa di preparazione, è anche quella che garantisce a tutta la linea una qualità dal punto di vista storico, sapendo che è un'ucronia, e poi lo fa anche con un sottile senso dell'umorismo, però riesce a tenere insieme la storia e l'ucronia in modo molto valido, ed è curioso questo progetto che appunto ha un archeologo curatore per quello che riguarda gli aspetti storici, ha un curatore regolistico, ha un cartografo che è Francesco Mattioli, che da appassionato è diventato star della cartografia fantasy, perché è scelto da Joe Dever per tutte le mappe di Lupo Solitario, quindi insomma è venuto fuori un bel team, penso che anche questi due volumi verranno bene. Oggi abbiamo la conferma che i due volumi riguardano uno Dace Tracia, l'altro Italia, anche Gioconomicon ha una intervista dove diamo un po' di dettagli, c'è una pagina di Kickstarter già fatta, di pre-Kickstarter, chi vuole andare a dare un'occhiata e magari segnarsela in attesa del lancio, e poi insomma il resto seguirà. Abbiamo poi dei gruppi di Facebook, uno italiano, uno internazionale, per aggiornarsi,